Ragazze e ragazzi, ben ritrovati su Kingdom Hearts 3. Siamo al terzo episodio del mondo di Rapunzel e ci siamo finalmente ricongiunti con Flynn e la nostra Rapunzel disneyana e un nuovo amico, ovvero questo cavallone bianco che prima apparteneva ai gendarmi che davano la caccia a Flynn, e siamo pronti a continuare il nostro viaggio verso il regno di Corona, che non è proprio dietro l'angolo in realtà. This place is beautiful. It's so pretty. Potrei rimanere qui per sempre, addirittura. Pape, ti piace, questo posto? Ti vedo preso bene. Passo roccioso. E sì, mi sta stupendo, ma una cosa che in generale c'era in tutti i Kingdom Hearts: la costruzione dei mondi. Cioè, per ora ne abbiamo visti tre: Hercules, il Galaxy Toy e questo Regno di Corona. Sono tutti e tre molto, molto diversi. Potrebbero essere di tre giochi diversi. È bella questa cosa di Kingdom Hearts, perché davvero non sai cosa aspettarti da ogni mondo, anche a livello di level design. E non lo so, è una figata. C'era anche in Kingdom Hearts 1 e in Kingdom Hearts 2, per carità. Però qua mi sembra ancora più accentuata la cosa. Sarà perché comunque le zone hanno un respiro più ampio, però sono tutte diverse. Questo per esempio è un po' più un corridoio, ok? È più lineare. Il mondo di Hercules aveva una parte molto aperta che era Tebe, e poi si apriva ancora nella parte esterna per poi tornare su una sorta di bivio quando si arrivava al Regno dell'Olimpo, che fondamentalmente è tutto lì. Questo è più un corridoio, invece il Galaxy Toy è un'area molto ampia che si sviluppa però in verticale su tre piani, cioè sono tutte diverse. È figo, è figo, è figo. Chissà cosa ci aspetterà nel prossimo mondo. Quale sarà il prossimo mondo? Ora al momento non mi viene nemmeno in mente quali sono i mondi presentati. Potrebbe essere Frozen? No, troppo vicino. Chissà. Forse è Winnie the Pooh. Ok, dobbiamo trovare un modo per salire. Spero che non sia il Winnie the Pooh. Winnie the Pooh tendo proprio a rimuoverlo come mondo. Non mi è mai piaciuto. Né in Kingdom Hearts 1 né nel 2. Chissà perché a Tetsuya Nomura piace così tanto Winnie the Pooh. This way, Sora. Questa parte. Ah! Come on, let's swing across and look for a path. Ah, aspettami, aspettami. Ah no, sono obbligato? Come on! Huh? Ma io in realtà volevo esplorare, scusami, Rapunzel, non ti offendere, però. Oh no. Lo so. Non ti preoccupare. Ho visto qualcosa di luccicante qua. Che non me lo fai prendere? Ah, un bel tuffo dall'alto. Ah, tra l'altro, ragazzi, non ve l'ho detto. Poi quando sono tornato nel Monte Olimpo, ho spaccato quella scatola, vi ricordate? Quella da cui poi abbiamo raggiunto la cuspide dove c'era Zeus coi titani. Era effettivamente una scatola da distruggere come nel mondo di Toy Story, saltandoci sopra. E ho trovato anche lì un elisir. Vabbè, forse con qualche strano giro potremmo tornare lì. Però Rapunzel, fammi esplorare, ti prego. Mi stai mettendo ansia e fretta, quando io in realtà voglio essere esplorativo il più possibile. Anche se poi non riesco mai a trovare. Ok. Che se poi non riesco a trovare nessun collezionabile. Possiamo raggiungere quella roccia che si trova lassù. Bene. Ma quella dici? Ah sì, certo. Ok. Sora, this looks like a good place to cross. Sì, lo so, Rapunzel, però ti prego. Ti prego, fammi dare un'occhiata intorno. Rosmarino. Dove cacchio siamo? Ecco, a proposito di mappe. Ok, questa è un'area abbastanza nuova. Oh, stavo cadendo dalla sedia. Ok. Ecco, qua ci sta un bel corto a spruzzi. Yuhuu!
Andrea, torniamo indietro. Oh. Possiamo fare delle belle coreografie con questa attrazione. Cosa non si fa per vendere qualche biglietto in più a Disneyland, eh? Vero Walt Disney? Cosa non si fa? Ok. Ehi. Fatevi colpire. Ok. Bam. Perfetto. Contro chi vi state picchiando? Ah, aspetta, aspetta. Eccolo qua, morto. Benone, benone. Sì, sì, sì. Va bene, vai. Ora puoi andare. Guardate, c'è un mulino laggiù in fondo. Forse si intravede... Si intravedono le mura del Regno di Corona. Guardate, sì, sì. Oh, caspita. Lo scrigno è chiuso? Allora devo prendere. Non vogliatemene. Oh. Ok. Ci vorrebbe uno shortcut, Rapunzel. Qua dove si va? In una sorta di miniera? Sì, è proprio una miniera. Ah, qua ci sta il mio vice preferito. Becchiamo tutti e via. Non capisce nulla, ma dovremmo aver fatto male. Bom, 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 bom. Iper martello. Turu, 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 turu. La cosa bella di Kingdom Hearts è che le musichette ti vengono sempre da canticchiarle, cioè rimangono in testa in una maniera. Bam. Bam. Morti tutti? No. Ma manco per niente. Ma guardate quanti ce ne sono. Ma qua è pieno. Pippo bombardiere. Col suo nuovo meccano scudo. E bomba, ragazzi. Pigliati due lecche e muori. Tu che fai? Dove credi di fuggire? Di qua. Ah, questo è l'attacco normale. Ricorda un po'... La mossa di Noctis, ora non mi ricordo come si chiama. La proiezione di Noctis. Ok. No, no, adesso nessuna trottola gravigliata, Rapunzel. Non volermene, ma è una mossa che richiede un minimo di tattica per essere utilizzata. Queste sono scimmie che stanno appese, quindi... Ok. Non ha senso sprecare un'animazione. E di qua? Di qua? Di qua cosa c'è? Di bello? Niente. Niente davvero? Sora, can you climb up to that ledge? Sì, dovrai, ma... Questa sporgenza non era questa, immagino.
Oh sì. Qual è il piano Rapunzel? Rap. Maybe we should try the cavern again. Sì, sì, dobbiamo riprovare la caverna, sono d'accordo. Ero solo un pochettino esplorativo. Va bene, va bene, va bene. I wonder where this leads. Secondo me porta vicino a dove dobbiamo andare, eh? Così. A naso ti direi che this looks like a good place to cross. Possiamo attraversare di qua, esatto. Quando vuoi. Bravissima. Oh. Ah, ok. Meno male che tutti i personaggi di Kingdom Hearts hanno ginocchia di gomma. Oh, come ti permetti? Elimina tutti gli altri. Questa musica era da un po' che non la sentivo. La sentivo spesso in Kingdom Hearts 2. Forza Spruzzi. Allora, facciamo un bel mulinello trappolone. Guardate che tattica, guardate che tattica. Ruotiamo intorno. E ora bellissimo. Questa forse è la mia attrazione preferita. Quando c'è una bella arena ampia, fa il suo sporco dovere. Ok. Allora, però dobbiamo distruggere la torre. Credo. Il nostro obiettivo deve essere la torre, perché è da questa che vengono sputati gli Earthless. Però non me la fa targettare. O sbaglio. Maledette, vedete, salgono. E la manovrano, Paperino Meteora. Ci vuoi tu. C'è proprio, mamma mia. Devastante. C'è proprio bisogno di queste mosse. Ok. Oh cavolo. Mini boss. Ma perché i cavalli ce l'hanno con me? Grande Flynn. Boh. Un po' sprecato. Ah sì, è proprio la stessa mossa di Noctis. Fa anche quel tipo di proiezioni. Ok, Thunder. Ma non è che l'abbia colpito granché bene. Ah, devo beccarlo solo alla testa. Maledetto. Peccati questo. Cane d'un cavallo. Vabbè dai. Sei morto. Giusto? No. Oh cavolo. Cosa? Ho solo distrutto un barile, non ho distrutto lui. Maledetto. Allora andiamoci sotto. Cavolo, stavo prendendo le cuffie. Avrete sentito un botto forse, non lo so. E mori. Curati Sora, non sottovalutare il nemico mai. Ok, dovremmo aver distrutto anche la seconda sezione. Adesso spunta dalla terza, va bene, dai. Rapunzel, questo è il momento di fare un po' di coreografia. Oh. Babam. Sì, sì, così. E beccati questo, eppure questo, eppure questo. Eppure queste balestre doppie. Perfetto, PM massimi aumentati, super salto, nuova abilità. Ok. Se prendi il cerchio mentre sei in fluimoto, eseguirai un super salto che ti porterà ad altezze altrimenti irraggiungibili.
Ok, quindi serve per l'esplorazione tutto ciò. Raggiungi il regno. Assolutamente sì. Non dimentichiamo il nostro obiettivo. Eh sì, ormai abbiamo capito che questi cartelli indicano la direzione per il castello. Sì, e quella è la roccia che dobbiamo spaccare. Ma poi come facciamo a tornare su? Oh, beh. Boom. E mica otteniamo qualcosa di nuovo e non un elisir. Oh, gemelli aereo. Minimo aumento della magia e dei PA massimi. Fantastico, mo però. No. Non ditemelo. Pippo, perché mi hai consigliato di fare questa cosa? Pippo, ti odio. Pippo. Pippo. Prendetevela con Pippo, ragazzi. È stata un'idea sua. Allora, Rapunzel, ho bisogno di te. Tanto per cambiare. Ah, però forse adesso col Fluimoto non abbiamo più bisogno di Rapunzel, possibile? Però devo attivare l'abilità. Ehi. Allora. Dov'è? Super salto. Ok, attivata. Vabbè, almeno non ci sono più gli Earthless. Dovrebbe essere un po' più rapida la faccenda, però. Dovevo ottenere quell'oggetto. Ok. Sì, ci sono. Ci tocca, ragazzi. Ci tocca rifare un po' di percorso. Vabbè. Dai. Coraggio. Sì, di qua. Eccolo. Sora, this looks like a good place to cross. Quale? Ah, quello lì sotto. Ok. Stavo già per fare una cosa sbagliatissima. Però non capisco. Qua ti butti di sotto alla fine, no? Ah no, ci fai attraversare, certo. Il precipizio, qua abbiamo fatto la boss fight. Ok, dai, vale, credevo peggio. Va bene, allora verso il regno di Corona. Verso Corona Sede. La città di Corona. Non Fabrizio, naturalmente. Ma che brutte battute. Proprio stupide. Radura dei fiori. Me lo dico da solo. Wait, come back. We must have startled them. Ah sì. Purtroppo ha spaventato gli uccelli. Ah, vuoi che te li riprenda? Che devo fare? I think Rapunzel's found something. Cosa hai trovato, Rapunzel? Si può saltare, certo, ma. Oh, there they are. Ah, ok, vuoi seguire gli uccellini? Ma allora scappano. Ah, devo fare silenzio per non spaventarli, scusami. Dove, Rapunzel? Non ho capito. Dove siete, ragazzi? Ah, ragazzi, sono qua? Sì, va bene. Sì, li ho visti, non far casino, però. Piano. Sì, li ho visti. Qua devo saltare, però. Piano. Vuole gli uccelli, eccoli qua. Porta gli uccelli da Rapunzel. Cammina silenziosamente per evitare di spaventarli. Ok. Slowly. Slowly. Ma perché? Vabbè, dai, ci sta. Please don't fly away. Don't fly away. È un minigioco carino. Sono tutte attività secondarie, penso. Queste qua con Rapunzel. Di farli scoprire il mondo. Però sono molto belle. Eccole qua. Chissà se alla fine ci daranno una ricompensa per queste attività. Per ora le sto facendo tutte. Listen, they're singing for us.
È un po' ego riferita, Rapunzel. E le lanterne di luce sono per lei e gli uccellini cantano per noi. Ma ci sta, d'altronde è vissuta da sola in una torre, quindi è normale che sia un pochettino egocentrica. Ma cosa sto facendo? Mi sto mettendo veramente a psicanalizzare Rapunzel, vabbè. Sto messo male, ragazzi. Colpa di Kingdom Hearts. Ok, ricarichiamoci un pochettino. Ma strano che non trovo stemmi di topolino. Vabbè. Che sorpresa, un gioco del regno classico, puoi giocarci col tuo gummifono. Ok. O gummifono, non capirò mai come si dice fino alla fine del gioco, lo pronuncerò nei modi più sbagliati. Wow. Oh my gosh. Breathtaking. Bellissimo. Però aspetta. Bello, possiamo giocare ancora con Rapunzel. Yahoo! Ormai io e Sora siamo sincronizzati. Ci saltiamo allo stesso modo. Lì ci sono degli altri uccellini. Allora, però aspetta, perché ho visto una strada anche qua. Oh, l'ultimo ad arrivare in fondo è una testa vuota. Che bello. Ti fa sentire bene giocare a questi giochi qua, a Kingdom Hearts in realtà. Ti fa proprio sentire bene, cioè. È spensierato, anche se, ragazzi, sappiamo che questo idillio è destinato a finire, perché comunque c'è una guerra alle porte, eh? Tendiamo a dimenticarcelo per ora nella magia dei mondi Disney, immersi come siamo, ma ragazzi, in realtà i trailer e comunque gli eventi della storia fanno presagire qualcosa di drammatico, eh? Amazing, eh? Per cui godiamocela finché possiamo, no? Bello! Wow! Che figo, che figo! I just knew the outside world would be full of amazing things. Lo è davvero. And you! You helped me find them. Thank you. Ho ottenuto fermaglio Silvano, un piccolo aumento dell'attacco, uno moderato della magia, un minimo dei PA massimi. Oh, PA più per 4. Secondo me questi oggetti li abbiamo ottenuti facendo le attività secondarie per Rapunzel. Sono pronto a metterci la mano sul fuoco, perché sono 4, così come sono 4 le attività che abbiamo fatto con Rapunzel: il sollevare i petali, il bagnetto in acqua, gli uccelli e forse un'altra cosa che non mi sovviene. Gli oggetti di Rapunzel sono stati rimessi nel tuo inventario. Ah, ok. Sì, sì, sono abbastanza certo di ciò. Vorrei la guida completa di Kingdom Hearts 3. Per collezionismo la prenderò dopo aver finito il gioco, perché comunque non voglio spoilerarmi nulla e so che avere la guida lì sarebbe una tentazione parecchio forte. Però poi voglio assolutamente acquistarla proprio come oggetto. Anche perché sono molto belle le guide di Kingdom Hearts, se sono sempre fatte dalla Pickyback. Le prime due ce le avevo. Rapunzel sure looks happy. She does. Well, her dream's gonna come true. They're sending the lanterns up after dark. Cool. We don't want to miss that. Esploriamo anche il regno con i suoi cittadini. Salve lei. Oh, guardate quanto è. Quanto è pacciocco questo signore. Dai, sì, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Wow, città abitate, abitate davvero, eh? Possiamo persino parlare. Frutti di mare sulla riva laggiù. Buonissimi. Dai, però voi siete gemelle.
No, 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 no. Sono leggermente diverse questi NPC, sì. No, sarebbe stata proprio una gaffe mettere due modelli uguali. Vabbè, questo è uguale a quello che guardava il fiume, ma chi se ne frega, ragazzi. Chi se ne frega. Un portafortuna, dici, Pippo? È già il secondo che mi dici che potrebbe esserci. Ci ha detto che ci sono dei frutti di mare sulla costa. Spicola al cartoccio. Ottimo. Un ingrediente eccellente. A good spot to find some ingredients. Quanto lo dice lentamente da vecchio. Ma che belle le città abitate. Mi fa un po' Fable questa ambientazione, per chi lo conosce e ci ha giocato. Un po' questo tipo di grafica. Oh, e lo sapevo, stavolta lo sapevo. Let's see. Yes. Yes. Alla grandine. Ora però, dove dobbiamo andare? Bellissimo. Pippo, che mi dice? We've got until nightfall to go exploring. E lo faremo e ci divertiremo. Anch'io. Però prima ci facciamo un giretto per questo bellissimo regno. Wow. Hey, I think that's a lucky emblem. Dove? Ah, eccolo. Ok, ben fatto. Forse nella foresta non c'erano e sono tutti in città. Attenzione. E chi sarà quella bambina? La principessa perduta. Ricorda qualcuno. Come on everyone, come dance with us. Oh, balliamo. Danzare con gli abitanti del villaggio, partecipa ai festeggiamenti e sfoggia le tue mosse. Avvicinati agli abitanti della città e segui i loro passi di danza per riempire in fretta la barra. Copia i loro movimenti per piruettare, X per eseguire passi danzanti. Quando trovi un partner di danza, premi il quadrato e cerchi luce per battere le mani a tempo. Triangolo vicino a vari elementi dell'ambiente per eseguire mosse speciali. Ehi. Quando ti viene chiesto, premi triangolo per radunare tutti al centro della piazza e ballare con Rapunzel. Ma ci proviamo, ma io sono veramente impedito a ballare. Ehi Rapunzel, balliamo insieme? Hey. Ah, devo fare gli stessi passi che fanno loro. Oh, ho preso una signora. Ehi. Signorita. Guardi cosa so fare. Keep dancing. Certo che sì. Aspettate che però non ho capito cosa devo fare quando sono in questi cerchi. Ah, battere le mani. Ballo anche con lui, perché non mi faccio assolutamente problemi. Danza solare, vai. È il momento di ballare con Rapunzel. Fare qualche pessima figura.
Ah, ok, devo solo ruotare. This is so fun. Ah, ok, ho capito. Minchia, il tempismo proprio. Ok, ok, ci sono. Dai, che sto coinvolgendo la gente. This is so fun. Ah, ma tra l'altro sono del colore dei tasti che devo premere, l'ho capito adesso. Il blu è l'X, il cerchio è il rosso. Cioè, il rosso è il cerchio, vabbè, insomma. Forte. Oh, è diventata più incalzante. Vieni. Hey, 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 hey. 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 No, ragazzi, sono bravo. No, non è vero. Faccio schifo. Vieni. Oh, adesso faccio delle mega combo. Hey. This is so fun. Divertente, divertente. È vero, è divertente. Devo dirlo che è divertente. No, ragazzi, è proprio una presa bene giocare a questo gioco. Cioè, sì. Ehi, hey, lei signora, venga da me. Venga da me. Sento deficiente e felice allo stesso tempo. Sì. Triangolo per far ballare tutti. Ah, non me ne ero accorto. Oh, no, sto sbagliando. Ok. Keep dancing. Certo, 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 certo. You got it. Keep dancing. This is so fun. Ok. Triangolo per eseguire il gran finale. Wow. Intenso, intenso. Ha ottenuto degli oggetti magia plus. Grande. Anche questi forse non li avremmo ottenuti se non fossi stato bravo. Mamma mia, me la canto e me la suono proprio. Però divertente. È stato anche intenso. Abbiamo partecipato fondamentalmente alla cutscene di ballo di Rapunzel, che me la ricordavo. È una... Sì, alla cutscene. Vabbè, ormai film e videogioco fondo anche la terminologia. Alla sequenza di Rapunzel del ballo. Looking out a window for 18 years, dreaming about what it might feel like when those lights rise in the sky. What if it's not everything I dreamed it would be? Hmm. It will be. And what if it is? What do I do then? Well, that's the good part, I guess. You get to go find a new dream. Eccole. Tra l'altro, una cosa che avrei sempre voluto vedere anch'io, questa qua delle lanterne di carta. L'ho vista solo una volta, ma erano proprio tre lanterne. Passano un po' di più. Wow. Che bello. Ragazzi, mi sta emozionando. Davvero magnifico. Something for you too. I should have given it to you before, but I was just scared. And the thing is, I'm not scared anymore. You know what I mean? I'm starting to. Ma quindi l'aveva lei la borsa con la tiara? Ah, probabilmente capirò dopo. Non mi ricordo bene il film, questa scena ovviamente me la ricordo, però
Mi manca tutto il resto, delle sequenze in testa, ma non la trama principale. Wow. Meraviglioso davvero. I'm sorry. Everything is fine. There's just something I have to take care of. Okay. I'll be right back. It's all right, Pascal. Pascal? Wow! Oh no. Marlux. Uno dei suoi sgarri. Could you guys have possibly picked a worse time? Se torna al lavoro, ragazzi. I don't think they appreciate the moment, Sora. Non credo neanch'io. Wow, belli però. It's time for these wet blankets to go. Fa molto Halloween. Andiamo, ragazzi. Wow. Che figata, guardate. Combatterli con le lanterne che fluttuano in cielo. Allora. Ah. Sono più fastidiosi nessuno rispetto agli altri. Sono più belli esteticamente, ma molto più fastidiosi da combattere. Perché hanno dei frame di invincibilità, per cui, tipo questo, per cui a un certo punto non si riesce proprio a beccarli. Ok. No, 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 Sora. Forza abbagliante. Caspita. Praticamente shottato. Vai. Allora qua ci vuole un bel attacco ad ampio raggio. Perfetto. Puntano altri, eh? Andati. Pippo bombardiere. Let's go. Spacchiamo tutto. Trapugno. Non vedo già l'ora di scoprire quale sarà il Keyblade di Rapunzel. Sono molto molto curioso. Ma qua c'è del fluimoto da poter usare, immagino, su sto lampione, no? Noi lo usiamo lo stesso. Aia. Cosa? Questa mossa, ecco, questa non l'avevo vista. Devastante. Perfetto. Oh, Paperino ha preso Aspira danni. Bene, bene. Lanciare nemici. Si è attivato l'abilità spirale crescente, puoi lanciare nemici in aria. Premi ripetutamente X per iniziare una combo e premi cerchio per lanciare in aria il bersaglio. Figata, questa è una novità. Lanciare in aria i nemici fa molto Devil May Cry. Letta così. Poi vediamo. Non fate caso alle ventole della PlayStation.
e abbandonerà prima o poi, ma non è questo il giorno. Io continuo a dirlo perché so che così le allungo la vita. Eugene? Eugene! Oh dear, he's run off with the crown and forgotten you. No, he wouldn't. Who are you? Forget Flynn Rider. You know where you belong, and it's not with him. Now. Rapunzel! Mother? Oh, my precious girl! Mother? Are you all right? Are you hurt? Mother, how did you... I was so worried about you, dear. So I followed you. And I saw them attack you and... Oh my... Let's go! Let's go! Before they come too! Che paura! Isn't that Rapunzel? Wait! Rapunzel! Oh. Show some decorum. You again! Marluxia! The girl has found her dear mother. You should let them be. And why is that? Because Rapunzel is far too important. Atop her tower, she must remain out of sight and live out her days with Mother Gothel. And never see anyone else? But that's like locking her in some prison. Assolutamente that is exactly what it's like. Rapunzel's hair holds the powerful magic of healing. La potente magia curativa. Mother Gothel wants it for oh, herself, healing, è vero. As do others. Ora mi ricordo. And if Mother Gothel's actions will protect Rapunzel, preserve her, then she is doing the organization a favor. È vero, se non sbaglio gli permette di ringiovanire. She's keeping Rapunzel on the shelf for us. An extra pawn in case you fail to find the remaining Guardians of Light. Okay. And we have occasion to call on other Hearts of Light instead. A new 7 hearts to fill out the ranks. New 7 hearts? Yes. 7 who inherited the princess's light after their role was fulfilled. So you don't care about her? You guys just want Rapunzel for your own purposes. Well, you're done here. I just knew you would go and make a scene. Comunque ci stanno prendendo in giro dall'inizio, eh? Then it's lights out for you. You always were such a sound sleeper. La frecciatina. Si vede che non gli è andata giù, che ci siamo dimenticati di lui a causa del sonno di Namine. Comunque ce lo stanno sbattendo in faccia al fatto che noi stiamo aiutando l'organizzazione. Ci ha pure detto Marluxia, nel caso non trovassi tu i 7 cuori, cerchiamo quelli di riserva. Come per dire, continua, mi raccomando. Però
se proprio non riesci a fare il lavoro, ci pensiamo noi, abbiamo un piano B. Cioè, proprio glielo stanno dicendo in tutte le salse. Vabbè. Appena avuto un bel insight la nostra cara Rapunzel. I am the lost princess. Oh, please speak up, Rapunzel. You know how I hate the mumbling. I am the lost princess, aren't I? Did I mumble, mother? Or should I even call you that? Oh, Rapunzel, do you even hear yourself? Why would you ask such a ridiculous question? It was you! It was all you! Everything I did was to protect you. Rapunzel! I've spent my entire life hiding from people who would use me for my power. Rapunzel! When I should have been hiding... from you. Where will you go? He won't be there for you. What did you do to him? That criminal's to be hanged for his crimes. Peso. No. Now, now, it's all right. Listen to me. All of this is as it should be. No, no! You were wrong about the world. And you were wrong about me. And I will never let you use my hair again! You want me to be the bad guy? Fine. Now I'm the bad guy. Oddio, stava attingendo al potere dell'oscurità. Questa è una svolta anche per il film. Vuoi dirmi che dovremmo affrontare Madre Gothel? Come ha fatto a liberarsi? We don't know. We keep calling his name and shaking him, but he won't open his eyes. Wake up! Unresponsive sidekick. Wait a unresponsive minute. Sidekick. I know how to fix this. Max, give him a wash. Blah. Well, that did the trick. Nice work, Max. Huh? How did I end up? Oh no! Flynn, Rapunzel's being held prisoner. That's right. In her mother's tower. This calls for a rescue. Are you with me? Yeah. Si torna in azione. Povero Max. Let's go, Max. Ok, ragazzi, va bene, va bene, va bene, dai. Direi che siamo arrivati a un altro bel punto dell'episodio. E siamo arrivati alla fine in realtà, perché non ho idea di quanto stia durando questo video, ma decisamente troppo. Non avevo tenuto conto della lunghezza di questa cutscene.
Spero di essere sotto l'ora. Go help Rapunzel. Thanks. Lascia fare a noi, Flynn. Lascia fare a noi che sconfiggeremo questi nessuno nella prossima puntata. Tereshi!